Allora, venerdì 23 settembre 2022, noi registriamo di venerdì e siamo al terzo video sulla cosmologia. Ne abbiamo fatti altri due in precedenza, più uno, diciamo, più generale. Ma prima di partire, Mauro, volevo fare una, una premessa, non la faccio a te, la faccio naturalmente a chi ascolta. Eh, io sono un piccolo canale, piccolo canale nel senso che faccio tutto da solo. Noi ci organizziamo da soli, non abbiamo la regia che ci regola l'audio, il video, le, 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 le inquadrature, poi magari revisiona tutto dopo. Eccetera. Quindi quello che va apprezzato è il fatto che ci mettiamo e facciamo delle cose da condividere. Quando poi mi ritrovo qualcuno che dice: Ma quella musica non è adeguata, eh, ragazzi, io faccio tutto da me. Io l'ho ritenuta adeguata per quello che dovevo fare. Poi, no, uno non la ritiene adeguata, se fa lui qualche video, ce ne mette un'altra. Comunque, facciamo tutto da soli: lo facciamo volentieri, molto, molto volentieri, perché lo sentiamo come, co come dovere, come, come testimonianza. Le nostre sono testimonianze. Quindi, io ringrazio anche Mauro, che mette a disposizione i suoi studi di anni. Di anni, di anni, gratuitamente. Già per questo bisognerebbe apprezzare tutto quello che si fa. Scusa, Mauro, di questa premessa, però, ci tenevo a fare insomma, io sono un piccolo canale, non siamo questi certo. canali grandi che hanno le regie, che ci hanno tutte. È chiaro che presentano qualitativamente, da un punto di vista puramente estetico, un prodotto migliore: Questo è fuori discussione. Noi riteniamo di avere dei contenuti migliori, ecco, mettiamola così, di avere dei contenuti di qualità che si rivolgono chiaramente non a tutti, ma a un pubblico particolare, perché noi non ci rivolgiamo a tutti, questo ce lo dobbiamo dire, ci rivolgiamo a un pubblico di persone che vuole capire, qualcuno che vuole capire che questa realtà che viviamo arriva da lontano e affonda le sue radici nella filosofia. Nella storia senza la quale credetemi non si può capire questa realtà e si corre dietro questo personaggio, quest'altro, quest'altro, alla cronaca quotidiana che francamente è penosa, se possiamo dirlo. Quindi, noi ci, ci premuriamo proprio, ci mettiamo tutta la, tutta la nostra, eh, tutto il nostro impegno per dare delle chiavi di lettura eh, che, che hanno un senso. Questo è, è, è lo scopo di quello che facciamo. Quindi, veramente, io vi invito a, a vedere questi video, perché vi danno un qualcosa in più. Aumentano, come si dice oggi, quella che è la consapevolezza. Aumentano l'intelligenza, scusate se lo dico, l'intelligenza con la quale si, si, si guardano gli eventi, le situazioni, o magari anche si affronta la vita, perché no? Non credo di dirla grossa, dicendo anche come si affronta la vita, con quali, con quali ideali, con quali scopi, con quali valori, con quale priorità. Quindi ci tenevo a fare questa premessa. Comunque, Mauro, abbiamo fatto due video precedenti, estremamente importanti per quanto mi riguarda, perché si è dimostrato, <ride> praticamente, che c'è un creatore. <ride> E soprattutto, se c'è un creatore, ecco questo, questo, vorrebbe essere il video di oggi, ma sì. Ma se c'è un creatore, quello che voglio dirti è che questo cosmo ha, un alt ha anche altre caratteristiche: il fatto che c'è un'intelligenza, quindi, non è frutto del caso. Ecco, cosa ci puoi dire in questo? Cioè, possiamo leggerlo già nel, nel, nell'universo, nel cosmo, nel creato, il fatto che c'è una finalità, il fatto che c'è un'intelligenza dietro, non si può dire razionalmente che sia frutto del caso. Cosa mi dici su questo, Mauro? Beh, che se potessimo dare un titolo così ideale di discussione alla nostra puntata di oggi, chiamiamola così. Si potrebbero proprio citare alcuni termini come intelligenza, fisica, caso e universi infiniti. Vedremo perché andremo a parare su tutte questi, queste questioni, questi concetti. Hai certamente toccato un punto molto importante che è quello del discorso della progettualità, quindi dell'intelligenza, del disegno, che è un tema fondamentale per un credente, per un approccio credente cattolico, quindi per un approccio cattolico alla questione cosmologica. Chiaro che se c'è una cosa che l'osservazione e la contemplazione della natura mostrano in maniera chiara, in maniera direi anche quasi inequivocabile, è il fatto che se osserviamo i fenomeni e gli eventi fisici, i fenomeni naturali e gli eventi, e anche il comportamento degli enti naturali, vediamo che essi non eh, avvengono a caso, non si muovono a caso, ma secondo determinate leggi. È come se in ciascun ente fosse presente, e questo ci insegna la sana filosofia, una sorta di inclinazione naturale verso un determinato comportamento, un determinato fine. Guarda, banalmente posso fare un esempio, prendi il fuoco. Il fuoco, ad esempio, Elia riscalda, non raffredda. Non si dà un fuoco che raffreddi, il fuoco riscalda. È quella la sua finalità per natura, quella di riscaldare, che poi può essere usata in svariati, in svariati modi. Quindi l'esistenza di leggi universali o chiamiamole anche se vogliamo potenzialmente universali che regolano i fenomeni, l'agire degli enti, eccetera, fanno veramente che il tutto, che l'universo, rappresenti quello che è un cosmos. Allora noi dobbiamo sapere che cosmos, cosmo, il cosmo deriva dal greco cosmos appunto che significa ordine. Si suppone sia stato Pitagora, anche non ne abbiamo la certezza, però tradizionalmente si dice questo, a denominare per primo eh, l'ordine dei cieli con il termine appunto di cosmos, cioè di ordine. È un ordinamento ed è un cosmos nel quale e del quale solo Dio, se vediamo le scritture, conosce in perfezione tutti i dettagli, esaurendone il mistero. Nella, nella sapienza, nel libro della sapienza, capitolo 11. Verso 20 è scritto che egli ha disposto tutto in misura, numero e peso. Conta il numero delle stelle, dice uno dei salmi, e a tutte dà un nome. Quindi Dio conosce alla perfezione tutti gli enti che sono nell'universo. Le stelle, le miliardi di miliardi di stelle, alcune delle quali noi possiamo denominare come alcune galassie, ma lui le conosce tutte alla perfezione, essendo il creatore. Però credo ci sia da dire ancora qualcosa di più di questo, e cioè l'abbiamo già accennato in altre, in altre lezioni, però è il caso a questo punto di riprenderlo, e cioè che Dio non è solo creatore di tutto, ma è anche conservatore di tutto, nel senso che è insito nella natura creaturale dell'ente, cioè del fatto di essere creatura, di non essere causa di se stesso. La propria dipendenza da altro. Avevamo detto qualche lezione, qual non è una lezione che ti scusa, qualche video fa, che eh, solo Dio è a sé, è ragione sufficiente di se stesso, mentre tutto il resto è ab aglio, cioè deve la propria esistenza, infatti li abbiamo chiamati enti contingenti, ad altra ragione, ad altro. Ora, se noi leggiamo sempre il libro della sapienza, ecco naturalmente, Elia, il mio augurio è anche che chi eh, sente queste nostre conversazioni vada poi ad approfondire, perché diamo anche i riferimenti dei testi scritturali, eh, un'edizione biblica ovviamente un po' seria, non, 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 manomessa, non manomessa, ma ad esempio una Ricciotti, ma se ne possono trovare anche di altre versioni, anche online, eh, anche online e gratis. Se leggiamo Sapienza 11, 25-26 troviamo un bellissimo passo, dice il libro. Ami in vero gli esseri tutti e nulla abomini di quanto hai fatto, perché se avessi odiato una cosa, non l'avresti né prodotta né fatta. E come potrebbe sussistere alcunché se tu non l'avessi voluto? O conservarsi ciò che non fu da te chiamato all'esistenza? E ancora, nel libro di Giobbe, questo è interessantissimo. Tra l'altro, Giobbe è una storia molto edificante di pazienza, di sopportazione. Di mantenimento della fede in Dio a dispetto di tutte le avversità, è un libro veramente molto edificante dal punto di vista teologico, ma anche filosofico. Se egli, parlando di Dio, ritirasse a sé il suo alito e il suo soffio a sé raccogliesse, perirebbe a un tratto ogni carne e l'uomo ritornerebbe in polvere. Quindi, questo significa che non solo noi siamo stati creati, ma è come se fossimo creati se fossimo fatti esistere a ogni esist istante della nostra esistenza quindi in questo senso in questo senso la creazione è un'opera continua è un'opera continua nel senso che se Dio ritirasse il suo sostegno non lo farà per motivi che avremo modo di vedere anche penso piuttosto nel prossimo nostro incontro il suo sostegno alla creazione ecco che la creazione intera si distruggerebbe si annullerebbe andrebbe letteralmente nel nulla in maniera immediata. Quindi, in questo senso, dato che Dio è creatore e conservatore di tutte le cose, qui dobbiamo usare dei termini stando molto attenti al reale senso, perché altrimenti si rischiano filosoficamente, diciamo, delle, delle bestemmie, possiamo anche chiamarle così, eh? degli errori grossolani si può aggiungere che Dio sia in tutte le cose. Ah, ecco, panteismo, immanentismo. No, 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 un attimo, un attimo, un attimo. Chiariamo, chiariamo, perché l'immagine che il cattolico ha della natura non è quella del Dio natura, non è quella di Spinoza, ma non è neanche quella di Giordano Bruno o di altri autori, assolutamente no. Quando noi che diciamo che Dio è in tutte le cose, lo intendiamo dal punto di vista tomistico, scolastico, cioè... Dio è laddove agisce, poi chiariremo. Ora, agendo Dio in tutte le cose, in ogni creatura, perché è la radice prima dell'essere di ogni creatura, ecco che Dio è in ogni creatura, in questo senso. Non che io sono Dio, qui mi di la dinamica orientale, Brahman, Atman, io sono una scintilla del divino e devo ricongiungermi, niente di tutto questo, niente di tutto questo. Niente a che fare con il dio natura, ma semplicemente è un richiamo a quello che ci insegna già il sano catechismo di San Pio X. Se noi andiamo a leggere il catechismo di San Pio X o quello che ci insegnano i teologi della tradizione cattolica, ci spiegano che Dio è presente ovunque per potenza, essenza e presenza. Cosa vuol dire potenza? Dio è onnipotente. Chi è Dio? È il Signore creatore del cielo e della terra, è l'essere perfettissimo. Quindi, essendo Signore creatore del cielo e della terra, è creatore di tutto ciò che è, domina tutto, tutto è in suo potere. Essenza Dio è causa prima di ogni essere, dell'essere di ogni cosa. Presenza: tutto avviene sotto lo sguardo vigile di Dio. Quindi, Prima di tutto cominciamo con chiarire questi termini. Ecco Mauro, allora riassumo, vediamo se, se ho capito. Eh, L'essenza, come, come causa prima, Dio in ogni cosa e ovunque, ma tu hai precisato, questo non in chiave panteista, non eh, in linea col pensiero di Spinoza, eh, non in linea col pensiero di Giordano Bruno. È un'altra cosa e tu l'hai anche precisato, dicendo Dio è dove agisce. E questo il riassunto? Dio è, 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 è in tutte le cose nel senso che è causa prima dell'essere di tutte le cose. Okay. Questo è, è, è il concetto, questo è il concetto. Ci tenevo veramente... a ribadire che non ha niente a che fare col panteismo. No, ass assolutamente, oh, assolutamente. Cioè cristianesimo e panteismo sono due cose completamente separate. Cioè a maggior ragione addirittura cattolicesimo e panteismo. Cioè Dio è trascendente, Dio è trascendente. Non lo possiamo ridurre al mondo... O identificare con il mondo per questo sia sia chiaro subito sì, penso sia una precisazione molto importante quindi dicevamo l'intelligenza dell'universo eh, ci sono i segni di una progettualità tu ci hai citato eh, le sacre scritture ecco al di là delle sacre sacre scritture eh, questo emerge che cosa emerge invece dallo studio della, della natura ecco è un passaggio molto importante perché noi in questo in questi nostri video cerchiamo sempre di chiarire come scienza e fede, pur non identificandosi, non siano neanche in contrasto, quindi sono due strade che portano la verità, la fede ovviamente dal punto di vista soprannaturale, la scienza dal punto di vista naturale, ma abbiamo già visto il ruolo importante della ragione, dei preambola fidei, ne abbiamo già parlato, anzi chi fosse interessato può andare a rivedersi i nostri video precedenti, per cui Va andiamo oltre allora, le scienze naturali, penso per esempio alla fisica, ma penserei anche alla chimica, penserei all'astronomia, dimostrano che esistono leggi fisiche che appunto esprimono quello che è il costante comportamento dei corpi. Noi parliamo appunto di comportamento naturale dei corpi, sia nell'agire sia nel patire. Il fuoco, ad esempio, riscalda e se viene immerso nell'acqua si spegne. D'accordo? Sto, sto banalizzando ma tanto per far capire le cose. C'è un'intrinseca tendenza quindi degli enti ad un determinato fine e non ad un altro. Gli scolastici parlano di determinatio ad unum, quindi la determinazione verso un uno, di cioè un uno nel senso un determinato scopo, una determinata finalità. Quindi i fenomeni fisici, ci mostra la scienza, sono fenomeni ordinati, non caotici, ma coerenti, anche perché, e questo avremo modo, avremo modo di dirlo più volte in questo video, verrà fuori dalle orecchie, a chi ci ascolta lo dico subito, il caso non ha memoria. Quindi cosa vuol dire? Che se qualcosa procedesse a caso non agirebbe sempre nello stesso modo, ma neanche statisticamente. Ci sarebbero infatti. delle leggi, in sostanza. Prego. Non ci sarebbero delle leggi. Esatto, 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 non ci sarebbero delle leggi. Notare, notare, a dispetto di quanto eh, la corrente di filosofia idealistica possa aver detto nel corso di, di praticamente, dal 7 -800 in poi, dall'800 in poi, meglio, non è l'intelletto che inventa le leggi, l'intelletto scopre le leggi, l'intelletto scopre le leggi, chiusa parentesi, Ah, Elia, questa è una cosa che tengo a, a precisare. Scusa, rispetti la differenza? Sì, sì, volevo, volevo appunto farlo. Volevo appunto okay, farlo. Vai, vai. Allora, vai. la prospettiva cattolica, di approccio cattolico alla scienza, allo studio scientifico della natura, è quello del realismo, ovvero sia nel rapporto fra soggetto e oggetto, soggetto e oggetto sono indipendenti, quindi... Non è che l'oggetto, la natura, sia posta dall'intelletto, l'intelletto creatore della realtà, assolutamente no. Il nostro intelletto ha a che fare con una natura che è già data e che, anzi diremo di più, si impone al soggetto con forza. Se io vado a sbattere contro un muro, è il muro, l'oggetto, che si impone a me. Quindi noi non creiamo la natura, perché ricordiamo che ci fu... L'idealismo che invece l'io Fichte pone il non io, eccetera, eccetera. Quindi anche questo è importante. Mentre nella, nella dottrina idealistica è il soggetto che pone l'oggetto, quindi è l'intelletto che pone la realtà. Attenzione perché questo ha anche delle conseguenze morali contemporanee, mica indifferenti. Perché, ad esempio, quando io dico che gli stessi generi maschile e femminile sono eh, questione di percezione in qualche modo sono io stesso che voglio mutare il dato naturale Chiuda, chiusa parentesi ma per far vedere che una cosa mh, fasulla è la posizione di chi sostiene ama ah, tanto la filosofia è solo un dire che non ha nessuna attinenza con la realtà un cavolo la filosofia dirige dirige la realtà a maggior ragione una errata filosofia può dirigere la realtà ma torniamo a noi, torniamo con nostro che è successo istituto. da un certo periodo storico in avanti. È certo, assolutamente sì, la filosofia, la filosofia sì. hanno cominciato a penetrare le coscienze delle persone e l'intelletto. Assolutamente, sì. assolutamente sì. Dal punto di vista, attenzione Elia, scientifico, morale, bioetico, esatto. politico, ideologico eccetera eccetera. Esatto. Quindi stiamo toccando tutti gli ambiti della realtà, nessuno nessuno escluso. Certo. Perciò, tornando al discorso dello studio scientifico della natura, ci sono leggi fisiche naturali che sono stabili, universali, che garantiscono un, uh, un ordine complessivo che è coerente e anche, uniforme, e anche uniforme. Allora, veniamo alla cosmologia moderna. Stando all'ipotesi, ipotesi, ipotesi del Big Bang, no? eh, l'universo osservabile avrebbe una sfera, immaginiamo una sfera. Idealmente attorno a noi di circa 46 miliardi di anni luce. Ora, in questa sfera di 46 miliardi di anni luce, si ipotizza esistano qualcosa come 7 per 10 alla 22 stelle organizzate in 2 per 10 alla 12 galassie. Traduco, 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 traduco. traduco. 2.000 miliardi di galassie, qualcuno dice 200, qualcuno si spinge a dire no, 2.000. Ma sulla base di che cosa si fanno questi numeri? Scusa la mia... Ma cioè allora sulla base è... di che cosa si danno questi numeri? Ma allora guarda, il meccanismo è, è molto complicato. Praticamente si studiano delle sezioni del cielo con degli strumenti, si fa una conta delle galassie, servendosi anche di strumenti come computer eccetera, e si allargano alle altre zone del cosmo che noi possiamo, possiamo vedere. Quindi si fa un'indagine statistica, non è che si possa avere il numero preciso. Si fa una campionatura e poi diciamo... Esatto, così, sì, esatto, esatto. Praticamente eh, il principio del campione, fra l'altro, è quello che stabilisce nella scienza che ciò che vale nel micro valga anche nel macro. Ok, Posso anche eh, generalizzare, ad esempio, io la gravità la studio sulla Terra, poi la vedo agire nel Sistema Solare, e la generalizzo come fenomeno che vale anche per il comportamento della galassia, delle galassie, quindi la universalizzo. La universalizzo. Allora torniamo a noi perché il discorso è questo. Sì. Ognuna di questi 2000 miliardi di galassie, o secondo alcuni ripeto 200, dovrebbe avere a sua volta 100-200 miliardi di stelle. La vera meraviglia cosmica, indipendentemente dalla conta, potrebbero essere anche 100 miliardi, fosse anche una galassia. All'inizio del Novecento, prima che si scoprisse che, esist che esistono altre galassie, si riteneva, era una delle posizioni, una delle posizioni che esistesse una galassia, la Via Lattea, una. E tutti gli altri eh, galassie venivano chiamate, quelle, ce, ce n'era una che si poteva vedere ad esempio a occhio nudo, che è Andromeda, si riteneva una nebula, una nebulosa, una nebbiolina all'interno della Via Lattea. Qualcuno diceva fuori, se ne discusse, poi si arrivò negli anni venti, con le osservazioni ad una ad una soluzione. Allora, il fatto veramente sorprendente, Elia, è che la vera meraviglia cosmica, e da qui il titolo di uno dei libri che ho voluto pubblicare, è che tutto funziona. Che tutto funziona, che questa grandiosità di oggetti funziona, costituisce, costituisce un unum unitario. È come se l'universo avesse una unità dispetto degli innumerevoli oggetti presenti, rispondono a delle leggi, e queste leggi formano un ordine complessivo, coerente e uniforme. È questa la vera meraviglia cosmica. È il fatto che tutto funzioni in maniera sorprendente. Sicuramente frutto del caso. Cioè... <ride> ah, beh, ci può essere anche chi dice: Ah, ma sì, statisticamente, eh, non lo so. Eh, proviamo, ma proviamo a prendere ad assemblare una vettura mettendo dei pezzi a caso, no? i pistoni qua e la pompa, la pompa del, del gasolio là, proviamo a mettere il volante sotto le ruote, le ruote sopra, vediamo se funziona lo stesso, o non, se ci, piuttosto se non sia preferibile avere qualcuno che sa come funzioni un motore, che sa come si costruisca un'autovettura e metta le parti nel modo corretto in modo che l'autovettura funzioni. Ed, eh, anche qua facciamo degli esempi, degli esempi molto semplici. Allora, quando diciamo che il cosmo costituisce un'unità, possiamo presentare diversi argomenti. Innanzitutto, un'unità, se vogliamo, di contatto, o meglio di contiguità, di relazione, forse meglio un'unità di relazione, nel senso che tutti i corpi esistenti nell'universo sono in contatto o direttamente o indirettamente. Pensiamo ai campi gravitazionali, elettromagnetici, eccetera le galassie interagiscono fra loro e si raccolgono in ammassi, gli ammassi in superammassi, quindi c'è una relazione. Questo è anche dovuto al fatto che il cosiddetto vuoto assoluto non esiste nello spazio, non esiste il vuoto assoluto. Il vuoto assoluto. Anche quegli spazi che a noi sembrano vuoti, fra una stella e l'altra, fra una galassia e l'altra, fra una nebulosa e l'altra, non sono affatto vuoti. Questo lo sappiamo, è uno dei meriti, grazie alla fisica quantistica che studia, il mondo delle, delle subparticelle, che ci dice che anche quel vuoto, che non è il nulla, no? è permeato da particelle che continuamente nascono, si annichilano e scompaiono per poi rinascere. Vengono chiamate anche particelle virtuali o infinitesimi, nel senso che hanno un tempo di vita veramente infinitesimo. Qualcuno dice schiuma quantistica, vabbè, questo po poco, poco importa. Un'unità di composizione. Rifacendoci alle sue osservazioni... domande un po' provocatoria, ma la fisica quantistica non sconfina in parte nella filosofia. Può Eh, perché eh, altrimenti come fate ad osservare particelle così piccole? Credo che sia frutto poi di una deduzione, probabilmente, non lo so, lo sto chiedendo a te. Io mi sono fatto questa idea. Allora, può essere sbagliato. Allora, eh, si possono fare in realtà anche degli esperimenti, cioè si usano i gli... Gli acceleratori di particelle si studiano le tracce lasciate dalle particelle. Quindi c'è anche, anche un fenomeno, come dici tu, di eh, possiamo dire inferenza: cioè parto da delle tracce e risalgo a chi a chi le ha lasciate. Quindi, in realtà, si possono fare degli, degli esperimenti in un modo o nell'altro. L'osservazione non è esclusa neanche dal campo della fisica quantistica, anzi certo è che sulla base di quello che osservo, come in tutte le teorie scientifiche, io posso fare anche delle, delle disposizioni filosofiche. Ad esempio si parla tanto, magari un giorno ne parleremo in un episodio apposito, del ruolo della casualità, no? dell'indeterminismo, dell'indeterminazione. Allora esatto. vuol dire che la casualità, se vale nel esatto. piccolo, vale anche nel grande. Com'è com il rapporto fra la casualità? Nel, nel piccolo e l'ordine nel grande, sì sì, si possono fare delle considerazioni filosofiche, il fenomeno dell'entanglement dell che va tanto per la, ne parleremo, no, magari un giorno, che va tanto di moda, di moda, di moda oggi, anche in teorie New Age, anche in teoria New esatto, 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 Però io cercherei di rimanere sul, pe di rimanere, di rimanere sul pesto, poi certo, magari facciamo certo, anche dei... Certo. Ecco. Unità di composizione. Allora, l'analisi delle stelle e delle galassie, l'analisi si chiama spettrale, spettrale vuol dire che con determinati strumenti io studio lo spettro emesso dai corpi, e nello spettro elettromagnetico rientra anche in una certa uh, porzione la luce. Noi possiamo vedere che il cosmo osservabile è composto dagli stessi elementi presenti sulla Terra, addirittura, addirittura. Molti degli elementi chimici che compongono il nostro corpo, il carbonio, l'azoto, provengono non solo dalle stelle, ma anche da altre galassie e sono, sarebbero stati portati qui, sulla Terra, secondo alcune ipotesi dal vento generato dalle supernove, cioè le supernove sono queste stelle particolarmente grandi che al termine della loro vita esplodono. Certo è che per formare determinati elementi c'è bisogno di eventi come appunto quelli delle supernove, quindi uno dice ma che senso ha che una stella scoppi eccetera? In realtà nella formazione dei corpi anche questi eventi catastrofici hanno un senso e un ruolo non, non, non secondario. Comunque, al di là di, di questa considerazione, è il fatto che la stessa materia che compone noi pare comporre anche le altre parti dell'universo. Poi c'è il principio cosmologico che ci dice che l'universo è omogeneo e isotropo. Allora, omogeneo vuol dire c'è un'equivalenza di tutti i punti di vista, di tutti i punti di osservazione dell'universo e isotropo vuol dire che l'universo appare lo stesso in tutte le direzioni in cui io guardi. Attenzione, questo naturalmente su scala enorme, non su scala piccola, perché se io guardo per esempio il sistema solare è evidente, è evidente che non sia così. C'è la Terra, ci sono gli altri pian pianeti, c'è il Sole, quindi c'è una diversità, c'è una disomogeneità. Ma a grande scala, considerando diciamo eh, la scala delle galassie, la scala delle galassie pare sia così. Inoltre c'è una cosa da citare importante che è la cosiddetta analisi della radiazione fossile di fondo a microonde nel senso che nel 1963-64 con un'antenna speciale per le radiocomunicazioni pensa un po' per caso eh, per caso questo sì per caso fu scoperta una rumore di fondo che corrispondeva ad una radiazione che permea lo spazio in qualsiasi parte si guardi lo spazio questa fu denominata come la Cosmic Microwave eh, Background Radiation, appunto, radiazione cosmica di, front, di fondo a microonde, ed è la temperatura dell'universo. Quella temperatura dell'universo è pari a 2,725 gradi Kelvin, quindi, questa è la temperatura dell'universo. Dovrebbero essere circa meno 270 gradi centigradi. Quindi, è un luogo molto, molto freddo. Oggi, questa temperatura, se stiamo alla questa questa, questa radiazione, se stiamo, stiamo all'ipotesi dell'espansione dell'universo, rispetto ai primordi di vita del cosmo si è diluita talmente tanto da non essere più eh, nella frequenza della luce visibile, ma nella frequenza delle microonde, per cui devo rilevarla con determinati, determinati strumenti. E cosa interessante è che questa radiazione che permea lo spazio, è praticamente uniforme salvo variazioni piccolissime di un centomillesimo, quindi uno su centomila qua e là, piccole variazioni di temperatura e densità, che secondo i cosmologi sarebbero stati i germi, i semi delle future galassie. Quindi è un fenomeno molto interessante. Ma poi c'è anche il fenomeno delle costanti universali, le costanti universali. Allora, le costanti sono grandezze il cui valore non cambia nel tempo o nello e nello spazio. Ecco, in realtà ci sono costanti che, che mutano, come ad esempio la costante di Hubble e le ma lascio perdere, non entro in dettaglio. Ed è grazie a queste costanti che l'universo manifesta una certa logica, una certa coerenza. Per cui questa logica per il fisico, per l'astronomo che studia queste costanti. È anche attenzione anche esprimibile in termini matematici perché quando noi abbiamo fatto la puntata introduttiva elia ti ricorderai su Galileo eccetera sì, mica sì. abbiamo detto che parlare in termini matematici è assolutamente da escludere abbiamo detto che la scienza non deve ridursi a questo quello certo, abbiamo detto certo, certo. quindi certo. il fatto che si possa esprimere la logica la coerenza l'uniformità dell'universo anche in termini matematici per il linguaggio matematico, è una cosa in più, non una cosa in meno. Certo, non riduciamo a non questo. Non riduciamo, certo. Questo è il punto. Negli ultimi, tre secoli, sì. negli ultimi tre secoli si è scoperto poi che tutte le interazioni fra i corpi dell'universo essenzialmente possono essere ridotte a. possono spiegarsi con quattro forze fondamentali: la gravità. La gravità è la forza più debole, ma è la più universale. La forza elettromagnetica, che è quella che permette il legame fra i protoni e gli elettroni, quindi permette agli atomi di esserci, necessario poi per la formazione di molecole. Le molecole sono composizioni di due o più atomi. La forza nucleare forte, che tiene uniti i quark dei nucleoni i nucleoni sono le particelle che compongono ehm, il nucleo dell'atomo, appunto protoni e neutroni, mentre gli elettroni sono fuori, tra virgolette, tra virgolette la forza nucleare debole che regola il decadimento degli elementi radioattivi ed è quella che per permette per esempio al Sole di bruciare. Ora, tutte queste forze sono talmente regolate, regolate a puntino che basterebbe una virgola, basterebbe un piccolissimo parametro sballato, che tutto l'ordine non potrebbe esistere, quindi la struttura intera dell'universo verrebbe compromessa. L'ordine e l'uniformità sono anche espresse dalle scritture. Andiamo a leggere l'Ecclesiastico, Ecclesiastico 16, 26, 28. Per decreto di Dio, pensa per decreto di Dio, sussistono le sue opere fin da principio. E fin dalla creazione loro ne separò le parti, i loro domini stabilì per tutte le generazioni e ne regolò le operazioni in perpetuo. Quindi, ci sono delle regole che il creato deve seguire perpetuamente. Non hanno fame né si stancano e non cessano da loro operare. Salvo miracolo, che è una sospensione delle leggi di natura. Salvo miracolo. Nessuno dà impaccio al suo vicino, giammai non si ribellano alla sua parola. Quindi, in quest'opera, dice ancora l'Ecclesiastico 18,5, che è meravigliosa e perfetta, nulla c'è da togliere, nulla c'è da aggiungere. È veramente un, un progetto, un progetto stabilito in tutti i dettagli. Noi cosa possiamo fare dal canto nostro? Possiamo contemplarlo, questo sì, possiamo studiarlo e possiamo cercare, di, anzi dobbiamo cercare di studiarlo, però con quell'umiltà che ci rende consapevoli che noi non riusciremo mai ad esaurire tutto il mistero, tutti i dettagli de di questa grande opera così bella. E di fatto qual è? Il fine, avevamo detto anche questo l'ultima volta, delle operazioni ad extra della Trinità, cioè come ad esempio la creazione, che non è una cosa necessaria, è che è tutto fatto a lode e gloria di Dio, quindi ci deve portare a Dio. È uno strumento, anche la scienza è uno strumento che ci può aiutare ad arrivare al Creatore. Noi parliamo della cosmologia, ma non mi stancherò mai, non mi stancherò mai di ribadire anche la biologia. Basterebbe studiare la cellula, il DNA. Davvero una grande meraviglia cosmica, c'è cioè da rimanere eh, stupiti e, e affascinati. Ecco, avviciniamoci un po', quindi non parliamo solamente del cosmo, ma avviciniamoci di più alla Terra, diciamo. Ecco, cosa puoi dirci invece delle, delle peculiarità eh, della Terra, analizzandole ovviamente? Allora, qua eh, leggendo insomma vari studi, ma sono cose che poi ognuno può, può approfondire, può vagliare, può valutare da sé ci sono effettivamente delle proprietà che rendono speciali il nostro pianeta, che rendono speciali la Terra. Dal 1994-95, mi pare sia stato il 1995 l'anno in cui fu osservato, non dobbiamo aspettarci un'osservazione come facciamo con la Luna, con i pianeti del Sistema Solare, sono altri tipi di osservazione, ma sempre osservazione, il primo esopianeta. Esopianeta è un pianeta esterno al sistema solare non facendo parte del sistema solare. Da allora se ne conoscono quasi 4.500 se non di più. Eppure, eppure, a dispetto di tutti i proclami giornalistici, gli scienziati non ne, ha non ne hanno trovato neanche uno che sia identico alla Terra per caratteristiche, quindi adatto ad ospitare la vita, almeno per come noi la conosciamo. Cosa possiamo dire della Terra? Eh, innanzitutto vediamo alcune proprietà, la distanza delle stelle dalla Terra. Il nostro pianeta è situato in una zona della Via Lattea, la galassia, che non è né troppo vicina né troppo lontana dal centro, o meglio, né troppo ricca né troppo povera di stelle. Una minor quantità di stelle renderebbe il cielo molto più scuro di quanto sia, cosa che probabilmente avrebbe, avrebbe reso impossibile estendere i primi calendari avere quindi i primi strumenti che non erano certo il GPS e i navigatori satellitari per orientarsi sulla superficie. Pensiamo alla navigazione, pensiamo al camminare nelle steppe nei deserti. Il sistema solare dista circa 30.000 anni luce dal centro che è nella direzione del Sagittario dal centro della Via Lattea. Se fossimo stati invece più vicini al centro della Via Lattea, la nostra galassia sarebbe talmente tanto Illuminata da una quantità di stelle molto maggiore di quanto in realtà sia, che forse la volta celeste sarebbe illuminata il dì e la notte. Quindi non esisterebbe neanche il ciclo tra giorno e notte, non ci sarebbe questa alternanza. Poi c'è un altro fatto, un secondo fatto: il Sole è una stella ideale. Il Sole è una stella ideale. Dal punto di vista delle dimensioni, viene considerata una stella media. Una stella media, nel senso che ci sono stelle molto più grosse del Sole. Certo, non è media per noi, visto l'importanza che ha eh, il Sole per le stagioni, per la luce e anche per la vita sul, sul pianeta. Ora, è essenziale il fatto che dal Sole la Terra riceva una giusta quantità di luce e di calore. Se il Sole fosse più grande, brucierebbe la Terra, la brucierebbe, la distruggerebbe come si suppone, se stiamo insomma all'astronomia, eh, possa accadere fra 5 miliardi di anni, quando il Sole entrerà nella fase di gigante rossa e sembra, sembra insomma, certezze, no, cioè, sembra possa, in, potrà inglobare anche la Terra stessa. Se il Sole fosse più piccolo, invece, luce e calore sarebbero troppo scarsi per permetterci, per permetterci di vivere. Terza proprietà. La distanza della Terra dal Sole. Il nostro pianeta non è né troppo lontano né troppo vicino a, dalla sua ste, alla sua stella. Quindi è una conseguenza diretta di quello che abbiamo appena detto. La Terra non brucia né è avvolta in un ghiacciaio perenne. Quarta proprietà, la presenza della Luna. Il nostro satellite naturale possiede dimensioni paragonabili a quelle della Terra. Questo è un caso unico. Nel sistema solare. Non unico il fatto che la Terra abbia satelliti naturali, perché se andiamo a vedere Giove e Saturno ne hanno decine di decine, non sì. questo, sì. ma il tipo di rapporto di grandezza fra grandezza della pianeta Terra e grandezza del suo satellite. Questo agisce un po' da freno, da freno alla velocità di rotazione terrestre, impredendo che sia troppo rapida, nel senso che l'alternanza tra il giorno e la notte, il movimento, non è né troppo lento né troppo veloce. Troppo lento praticamente eh, provocherebbe un raffreddamento del pianeta, troppo veloce provocherebbe probabilmente degli sconvolgimenti. Altra proprietà importante, l'inclinazione dell'asse terrestre. Come ci insegnano a scuola, la Terra è inclinata circa rispetto alla verticale di 23,5 gradi. Questo permette il ciclo delle stagioni, noto con il costante rinnovamento primaverile della natura. Una maggiore inclinazione produrrebbe l'oscillimento estivo delle calotte glaciali, quindi ogni estate calotte glaciali che si sciolgono, mentre una minore inclinazione non consentirebbe eh, grandi variazioni di temperatura nel corso dell'anno. Altra proprietà, il campo magnetico. La Terra ha un campo magnetico che la difende dal vento solare, perché dobbiamo sapere che il, il Sole è una stella che in ogni istante irradia delle particelle che bombardano costantemente il nostro pianeta. Ora, queste particelle potrebbero essere fatali per noi, tant'è che un campo magnetico devia tali particelle ai poli, dove con una certa periodicità si producono quei, quei spettacolari fenomeni che sono le aurore. Altra cosa, la presenza d'acqua. La presenza d'acqua. Il nostro pianeta per il 70% è ricoperto d'acqua sulla sua superficie. Quindi ha un campo di gravità tale e una distanza dal Sole tali da permettere la presenza di una grande quantità di acqua sulla sua superficie. Secondo alcune stime, meno gravità implicherebbe più evaporazione per via di una inferiore pressione atmosferica. L'esistenza di un ciclo unico nel sistema solare delle acque. E poi, questo è molto affascinante, il fatto... Che la Terra sembri essere difesa da dei difensori planetari adesso qua non sconfiniamo nella fantascienza però è una cosa che voglio no perché sennò sembra, sembra di, di dire cose da fumetti e supereroi, no 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 allora Giove che è il re del sistema solare per massa, per grandezza ha una gravità tale da attirare numerosi asteroidi che di tanto in tanto penetrano verso l'interno del sistema solare che potrebbero essere una minaccia Faccio un esempio concreto. Nel 1993 alcuni scienziati scoprirono eh, la cosiddetta cometa denominata Schumacher-Levy, dal nome degli scopritori. Questa cometa era diretta verso Giove. Se non ci fosse stato Giove, dove sarebbe stata diretta? Boh, non lo sappiamo. Ora, questa cometa, a differenza di altre, si schiantò l'anno dopo su Giove. Si frammentò in 20 parti, se non vado errato, che generarono delle catastrofi enormi sulla superficie e sulla superficie, non sulla superficie perché Giove non ha una superficie rocciosa, non è un pianeta roccioso, nell'atmosfera di Giove, delle catastrofi tali che se fossero accadute sulla Terra avrebbero annientato la Terra e ogni forma di vita. Quindi la domanda è, la domanda è. Possiamo essere grati anche del fatto che esistano questi corpi celesti che in qualche modo ci fanno da scudo? Certo, perché vedi, Elia, allora metti il campo magnetico, metti la distanza, metti la grandezza del Sole, metti la zona dove si trova la Terra, metti i difensori planetari. Alla fine, di fronte, a, di fronte a tutte queste proprietà, io credo che l'atteggiamento più antiscientifico. Sia volere a tutti i costi negare l'idea che esista un disegno, anche solo come ipotesi, almeno, anche solo come, come ipotesi, per esempio, posso citare un astro, una, un astrofisico, George Greenstein, Greenstein che nel 1988, nell'opera L'universo simbiotico, vita mm. e mente nel cosmo, dice, stava parlando evidentemente. Di alcune caratteristiche dell'universo, più leggevo, e più mi convincevo che queste coincidenze non potevano essersi verificate per caso. Ma mentre cresceva in me questa convinzione, cresceva anche qualcos'altro. Tuttora trovo difficile esprimere questo qualcosa a parole. Era un'intensa repulsione, a volte quasi di natura fisica, mi sentivo terribilmente a disagio. È possibile che all'improvviso ci siamo imbattuti senza volerlo nella prova scientifica di un essere supremo? Fu Dio a intervenire e a progettare il cosmo in maniera così provvidenziale per nostro beneficio? Dopo aver messo queste premesse, però la conclusione è amara: ma Dio non è una spiegazione. Quindi, insomma, ogni tanto bisognerebbe anche accettare l'idea che probabilmente una qualche intelligenza, una qualche disegno progetto esista. Diciamo che c'è un approccio scientifico nella prima parte della frase e la conclusione tutt è tutt'altro che scientifica, comunque va bene. Eh, quindi è quella del caso in ogni, in ogni caso continua ad essere esistente o no? Mi pare di sì. Quindi anche l'ultima citazione che hai fatto non è che parla di caso, ma comunque, insomma. Eh, tutto sì, questo esatto. sembra regolato da legge, è talmente perfetto, eccetera, però insomma, non possiamo dire che, che sia opera di Dio. Quindi co come mai continua ad esistere questa, questa convinzione di tanti che invocano comunque il caso, nonostante tutto quello che ci stiamo dicendo, nonostante l'evidenza? Allora, ehm, rispondo a questa domanda, poi presento anche alcune, alcune considerazioni. L'idea, Elia, come abbiamo detto altre volte, è che molte persone hanno una enorme difficoltà ad accettare il fatto che l'uomo sia una creatura e che quindi l'uomo semplicemente debba dire grazie, debba dire grazie di esistere, non al caso. Che cos'è cos'è il caso? Uno mi definisca il caso, poi magari anche ne parliamo fra l'altro, perché alla fine il caso mi sembra che sia anche un altro termine per chi non vuole ammettere l'esistenza di Dio, di Dio. Ha tutto è dovuto al caso, allora la tua divinità è il caso alla fine è un modo, un sotterfugio per sostituire il discorso di Dio appunto con questo termine. Allora riconoscere che esista un progetto significa riconoscere che esista un creatore, un legislatore de dell'universo, significa quindi doversi sottomettere al suo volere, uniformarsi alla sua volontà, riconoscere le sue leggi, eccetera, e questo non è una cosa. Eh, accettabile per chiunque, anche perché per prima cosa richiede l'umiltà, richiede l'umiltà e il non voler fare dell'intelletto lo strumento supremo eh, dell'universo, come se l'intelletto potesse decidere tutto, risolvere tutte le questioni, anche morali, anche in campo morale. Per il discorso del caso, effettivamente Elia è vero. Tantissimi scienziati continuano a dire, sia per l'esistenza della vita sulla Terra, per l'esistenza dell'uomo, per l'esistenza dell'universo, che fu tutto opera di tentativi. Sai, quando tu ammetti che hai una materia eterna, quindi hai a disposizione un tempo eterno, eh, e a furia di tentare, 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 prima o, o poi qualcosa verrà fuori. Innanzitutto però bisogna anche dimostrare che il tempo sia eterno, tempo eterno fra l'altro, e anche che la materia sia eterna, che dal punto di vista scientifico non è possibile fare, anche qui entra in gioco la filosofia. Da una combinazione fortuita di lettere, forse, forse potrebbe scaturire una frase sensata o semisensata, ma potrebbe scaturire un poema in cui ogni parola, in cui ogni parola ha una giusta collocazione. E fra l'altro è messa lì con un determinato stile per volontà dello scrittore posso fare questo posso davvero ritenere che potesse venire fuori un poema posso ad esempio continuando a gettare miliardi di lettere no di carte ritagliate continuare a avere la composizione della divina commedia posso farlo allora qui ci viene anche in soccorso la biologia che ci dà un esempio la probabilità che una proteina enzimatica di soli 100 aminoacidi, quindi viene considerata anche un corpo abbastanza semplice, tra virgolette, in biologia, possa formarsi correttamente per caso è praticamente pari a zero. Perché? Perché occorrerebbe un numero impensabile di prove. Dicono i biologi, questo numero impensabile di tentativi fortuiti. Espresso da una potenza, quindi parliamo di matematica. Qui la matematica ci viene in aiuto. Può venirci in aiuto, una potenza che ha per base il numero degli amminoacidi adatti a integrarsi nelle proteine e per esponente il numero degli aminoacidi amminoacidi che entrano nella proteina. Un numero con base 10 ed esponente 130. Quindi base 10 esponente 130. Ora. Secondo una stima, si stima che il numero delle particelle subatomiche esistenti nell'universo non superi 10 elevato alla 80. Quindi vuol dire che il numero di prove casuali da eseguire per ottenere l'esatta sequenza aminoacidica della più semplice proteina è più elevato addirittura delle particelle subatomiche esistenti nel cosmo. Quindi la natura, torniamo ancora una volta. È regolata secondo principi stabili uniformi armoniosi che rivelano un'intelligenza un ordine del genere non può essere dovuto al caso torniamo ancora alla frase detta prima il caso non ha memoria cioè non farebbe sempre le stesse cose in maniera funzionanti fra l'altro cioè le cose che funzionano persino i disastri cosmici gli scontri, gli scontri planetari, persino le supernove, avvengono secondo determinate leggi. Avrei due citazioni, se permetti. Vai, vai, vai. vai, allora, vai, vai. La, prendo, la prendo da Cicerone, che sicuramente non possiamo dire essere un autore cattolico, visto che stiamo parlando di un autore stoico e, e pagano. Sì. Però lui scrive un libro intitolato «Della natura degli dei e dice... Basta alzare lo sguardo al cielo per convincersi che non può essere opera del caso. Se uno entra in una casa, in un ginnasio o nel foro, vedendo l'ordine di tutte le cose, la sollecitudine, la disciplina che vi regna, non può neppur pensare che ciò, che ciò avvenga senza causa e che non vi sia alcuno che comanda. Ha più forte ragione chi guarda l'universo. Deve necessariamente ritenere che vi è una mente che tutti quei moti governa se entri in un palazzo grande e bello e non vedi chi l'ha edificato, puoi tu forse indurti a credere che l'abbiano costruite i topi e le faine? Quindi, beh, era abbastanza, abbastanza chiaro Cicerone. Ma un esempio divertente proviene anche dal catechismo di San Pio X nel commento di padre Attilio Dragone, libro che noi abbiamo suggerito più e più volte. Allora, è un aneddoto. Ogni tanto vengono messi degli aneddoti anche divertenti. Un ateo, domandò all'astronomo Atanasio Kircher che avesse fatto il bel mappamondo posto sul suo tavolo. Nessuno, rispose lo studioso, si è fatto da sé. Che sciocchezza, via, non sono un bambino. E risponde l'astronomo, tu non credi che questo mappamondo si è fatto da sé? Perché dunque dici che il mondo non è creato da Dio ma si è fatto da solo? È, è, è interessante. <ride> <ride> è, inter è, inter è interessante. Allora io. Se trovassi una torta, non lo so, nel bosco in cima a una montagna, mi verrei spontaneo, vabbè, l'ha fatta qualcuno, ma la montagna stessa no, si è fatta da sé. Capisci, capisci che c è, c è anche una questione di, di riflessione, di, di, di buonsenso. Ecco però Mario, più... definiamo, definiamo che cos'è il caso. Potre... Il caso può essere qualcosa di non intenzionale, non, non c'è una finalità. Che cos'è il caso in sostanza? Ecco, anche questo è interessante perché ovviamente dicendo che c'è un'intelligenza, che c'è un, un disegno, un progetto, non è che noi stiamo escludendo dal creato la contingenza, la fortuità, il caso, non lo stiamo escludendo, solo che bisogna intendersi bene sui termini. Appunto. Allora, sì. il caso è l'incontro tra due fatti o eventi che non sono né previsti né voluti, ma che avvengono come se... Fossero stati previsti o voluti. Quindi l'evento, eh, l'incontro fra due fatti, fra due eventi, fra due enti, eccetera, che non sono né previsti né voluti, incontro non previsto o non voluto, ma che avviene come se fosse stato voluto o previsto. Il caso quindi può avvenire, attenzione. Solo in maniera parziale, non assoluta, può avvenire soltanto sulla base di qualcosa che in realtà non è a caso. Faccio l'esempio: questo è un esempio che faceva Severino Boezio nel De Consolazione Filosofie, cioè la consolazione della filosofia. Un padrone manda due servi in una determinata città. Questi due servi sono ignari del fatto, l'uno o l'altro, del fatto di essere stati mandati in quel preciso istante in quella città. Ma per caso in quella giornata si ritrovano. Allora c'è un caso assoluto dietro tutto questo? No, l'incontro è casuale, ma alla base c'è stata una volontà. Alla certo. base c'è stata una volontà che ha fatto in modo che quei servi in quel giorno, in quel momento, si trovassero, si trovassero lì. Quindi eh, questo intendo quando diciamo che il caso è sempre parziale, cioè qualcosa può avvenire a caso solo sulla base di qualcosa che non è avvenuto a caso. Però qui, eh, sì. qui vorrei anche dire, per concludere un po' sul discorso del caso e della cosmologia, che negli ultimi decenni sono state presentate delle ipotesi, perché chiamarle teorie, insomma, eh, no, chiamiamo ipotesi, che cercano in modo, fra virgolette, raffinato, raffinato di negare il fatto che l'universo sia manifestazione di un'intelligenza. Mi riferisco ad esempio a una, a una ipotesi nata nel 1973 da parte di un, di un fisico, secondo cui l'universo sarebbe frutto di una fluttuazione quantistica del vuoto. Quindi c'è un vuoto, immagina un mare di vuoto, di vuoto. qui non c'è il cosmo. Ogni tanto, statisticamente, in questo vuoto quantistico possono formarsi delle fluttuazioni possono piccole bolle di energia possono crearsi dal vuoto, di solito durano un tempo infinitesimo, è il discorso anche che facevamo prima delle particelle virtuali, ma può essere che in alcune condizioni una determinata bolla di energia comincia a espandersi in maniera indefinita. Ecco, questo sarebbe stata, secondo la fluttuazione quantistica del vuoto, l'origine del nostro universo. Allora, problema in che cosa fluttua l'universo se non vi è niente in cui fluttuare, se invece fluttua in, in qualcosa, da dove proviene questo qualcosa? Cioè stiamo spostando il problema, anche se io ammettessi, fac facciamolo, facciamolo, benissimo. L'universo nostro nasce da una fluttuazione quantistica del vuoto, facciamolo Elia, diciamo pure che sia così, ma quel vuoto e quelle fluttuazioni quantistiche sono comunque rispondenti a delle leggi, a loro volta, delle leggi sono comunque una natura che agisce in un certo modo. Noi non abbiamo risolto il problema. Tu hai solo cercato di spiegarmi non il quadro, ma un punto del quadro. È come il quadro che hai alle spalle, Lia. Io vedo cos'è, vedo un della frutta con un... può essere... Fiume, un... qualcosa del esatto. Genere. Allora io ti spiego come nasce l'arancio, no? l'uva, ecco, ma non ti spiego tutto il quadro e non ti spiego neanche la cornice. Quindi chi ha preso quel quadro, chi l'ha dipinto, eccetera. Ma c'è anche un altro modo che in questi ultimi anni, specialmente nella fantascienza, nella filmografia, anche in serie TV degli ultimi anni, sta diventando una vera e propria moda. Io la denomino come un revival dell'infinito. In che senso? Che negli ultimi anni in cosmologia c'è stato un ritorno incredibile, incredibile. Del tema degli universi paralleli infiniti, del multiverso, quindi del fatto che il nostro sarebbe uno fra gli infiniti universi. Quindi si parla di interpretazioni a molti mondi, di buchi neri come, parte di come porte di accesso ad altri mondi, di wormholes, cioè questi conicoli spazio-temporali che ci porterebbero in altre regioni del cosmo, addirittura forse in altri universi, della teoria M e molto altro. Si parla persino di selezione cosmologica naturale. C'è un autore, un cosmologo, Lee Smolin, che dice che si può presupporre la nascita di universi da altri universi che formano, che formano un infinito ed eterno multiverso. Allora esiste un multiverso all'interno del quale nascono e muoiono continuamente infiniti universi. Analogamente all'evoluzionismo biologico, pensa un po', verrebbero selezionati fra tutti questi universi che continuamente nascono e muoiono. Gli universi sono quelli più adatti alla sopravvivenza, che hanno dei parametri tali che possono sopravvivere, portarsi avanti nel loro sviluppo mh? e dar vita alla vita intelligente. Un universo in cui può svilupparsi vita intelligente come il nostro, quindi, è un universo che regge, che può reggere, che può svilupparsi, non collassa e non è disordinato. Qual è la conclusione? Ripeto, selezione naturale cosmologica, non solo la selezione naturale nei viventi, ma addirittura tra gli universi. Tra gli universi. E io ricordo che ci fu un anno in cui parlai ad uno dei miei docenti di questa teoria e mi dice Ma via, che sciocchezze, nessuno può mai aver, de aver detto una roba del genere. Quando gli dimostrai che effettivamente esiste come ipotesi, come viene passata come teoria, e il mio docente stesso rimase, rimase sbalordito. Conclusione: In una cosmologia di questo genere esistono talmente tante copie dell'universo. Copie infinite, che in uno per forza deve essere stata ospitata la vita, in uno per forza deve essersi formata la vita, è una questione di La statistica. probabilità, quindi... eh, Esatto. Posso chiosare a modo mio? Come vuoi tu, Elia, tu hai carta bianca, vai pure. Cosa non si fa pur di negare l'esistenza di Dio che è talmente evidente? Eh sì, <ride> eh sì. Comunque video molto molto interessante, molto affascinante eh, che fa veramente riflettere, io me lo sono goduto proprio tanto sinceramente. Eh, certo ci sarebbero da approfondire tanti aspetti. Eh, lo faremo, per, lo faremo. Ma per chi è affascinato come me, io effettivamente guarda, in queste cose piacerebbe tantissimo approfondire, ma tanto anche un po' per i cavoli miei, ma anche grazie ai tuoi libri che mh, mi hanno dato veramente tantissimo. Quindi Mauro, prossima volta, eh, se non hai altro per questa puntata, diciamo cosa affronteremo? Puoi anticipare qualcosa? Allora, la prossima volta a me piacerebbe, mh, piacerebbe fare una sorta di botta e risposta su alcuni quesiti del, dell'universo, alcuni quesiti. Eh, per esempio, per esempio eh, quali sarebbero per la fede le implicazioni di un universo di, degli universi paralleli che abbiamo accennato adesso quali sarebbero le implicazioni per la fede se esistessero altre forme di vita oppure perché la teoria del, della materia che eh, esiste dall'eternità è autosufficiente auto evolvente eccetera non può reggere a quali dilemmi va incontro quindi avrei in mente alcuni quesiti come botta e risposta fra di noi, per poi lasciare ovviamente anche ad approfondimento eh, personali a ognuno dei nostri spettatori. Benissimo, benissimo. Non, non siamo andati, non, abbiamo, non, non, è, non è un video molto lungo, eh, quindi lo si può vedere tranquillamente, ma è estremamente importante, ripeto, da approfondire perché ci sono tantissimi aspetti da da approfondire. Quindi abbiamo visto che l'universo in realtà risponde ad un'intelligenza, che c'è una progettualità dietro, abbiamo parlato del caso, abbiamo parlato di, abbiamo anche detto che insomma ehm, alcune cose non hanno niente a che vedere di quelle che ci siamo detti con, ehm, con Giordano Bruno, con altri, eccetera. Quindi, e abbiamo poi visto che non solo dal punto di vista delle sacre scritture, leggendo le sacre scritture, ma anche proprio leggendo, come dico io, la, la natura, arriviamo al fatto che c'è un'intelligenza, c'è una progettualità, c'è una finalità, tutt'altro che caso. E, e tu hai anche definito che cos'è il caso. Quindi alla fine c'è una dimostrazione in quello che diciamo. Io l'altro giorno mi sono trovato a discutere con una, con una persona, a discutere pagatamente. E mi ha detto, eh, voi siete degli adolescenti che non siete mai cresciuti perché avete bisogno di credere ancora in Dio come se fosse un papà. Ecco, siete incapaci di essere Ma maturi e di eh. prendere in mano la vostra vita senza, senza la presenza di Dio. Io ho detto, vabbè, ok, perfetto, ho capito. Tu cosa risponderesti a chi ti dice una cosa del genere? Ma scusa Elia, è, è, è chiaro che Dio è anche padre, è certo? Scusa, è scu cioè, ma no, quello si credere in un altro modo. Non no, lo, modo. no, lo so, lo, 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 lo so, lo so, lo so, ma una volta che io eh, mi sono reso conto, allora, che ho una natura finita, ho un'esistenza un'esistenza spazio-temporale miserrima, miserrima. Cioè addirittura si dice in un salmo, cos'è l'uomo perché tu ti ricordi di lui? Cosa siamo? Siamo veramente, io sono, sono un verme e nient'altro cioè, ne abbiamo veramente di cose abbiamo dei limiti abbiamo una ragione che ci porta accidenti studiando la natura studiando, ma guarda che non serve, non serve neanche avere il microscopio il telescopio in antichità gli, gli antichi usando il buon senso e la ragione arrivavano all'esistenza di un legislatore certo creatore abbiamo parlato no, della creazione come articolo eh. di fede è un'altra cosa ma almeno facevano uno sforzo, diciamo, di, di ragionamento per andare al di là della materia. A questo serve la filosofia, a questo serve la sana, la sana filosofia. Sì. Non è la, la filosofia la nostra, quella del superuomo dell'uomo che si è sbarazzato di Dio, allora deve prendere le redini di, di se stesso. Ma vediamo cosa succede quando l'uomo prende le redini di se stesso della sua vita. E eh, ce l'abbiamo sotto gli occhi, occhi. ce l'abbiamo eh, sotto mia. gli occhi. È un uomo che arriva ad autodistruggersi, certo. che arriva persino lui che la vita non l'ha creata, ma l'ha ricevuta in dono, a dover definire cosa sia vita e a decidere tu sì, puoi vivere, tu no, non puoi vivere. Questo è l'uomo Dio. Questa è la frase che ho sentito dire da un sacco di persone, specialmente da una che non, che non cito: ognuno è Dio a se stesso. Questo è il cattolico adulto. Il cattolico adulto che vuole prendere le redini di sé e non accettare determinate regole questo è il cattolico adulto cattolico adulto è non essere cattolici punto fine ma <ride> vabbè ma eh, cosa dobbiamo dire a un certo punto no niente non vale neanche la pena stare a discutere No, ma, eh, scusa a, a un certo punto bisogna bisogna anche bisogna anche essere chiari cioè il cattolico è tale in tutto e per tutto in tutto e per tutto cioè lo è nello studio lo è nel nella vita lo è nelle, nelle scelte che fa pur essendo consapevole della quantità enorme di errori che può commettere, enorme, enorme di errori, enorme di errori. Ma guarda, io alcune volte trovo conforto, e questo lo ammetto, l'ho già, già detto in qualche altro video, io trovo conforto in certi libri, per esempio, dell'Ottocento, che trovo assolutamente illuminanti, Mh, proprio, guarda, è, è, è un sentirsi bene quando li si legge, è come, come essere a casa, perché c'era una... Una, una capacità intellettiva anche straordinaria. Eh, oggi è difficile trovare mh, qualcosa di, 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 quella, di quella portata: la si trova, ma bisogna andare a cercare con l'anternino ormai, perché la, ormai veramente c'è una confusione, c'è una confusione terribile. Almeno questa, vedo, questa questo, questo, vedo io. Vabbè, comunque non volevo fare la lunga, Mauro, quindi prossima volta domande e risposte. Ne, ne abbiamo sì, per. Sì. Prego, prego, vai. Però vorrei anche fare una. Un, diciamo, dai, un, un pre-partita, come si dice prima delle, 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 delle partite di calcio, prima che iniziano le, le dirette. Allora, la prossima volta avremo un botto e risposta. Poi eh, successivamente vorrei affrontare con te il discorso della cosmologia e di Stalin. No, perché. Certo. Perché lì, perché lì, attenzione, vedremo cosa succede non solo se esiste una comunità scientifica che si oppone all'esistenza di Dio in tutti i modi, ma se l'esistenza di Dio viene anche negata per decreto politico. Cioè vedremo cosa accade, se la politica addirittura impone, impone di escludere Dio dalle ricerche. O noi diciamo eh, sì è impossibile, è impossibile, vediamo, vedremo insomma se sia così tanto impossibile. Ah, noi continuiamo a chiamarla comunità scientifica, io la chiamerei comunità ideologica, è un'altra ah, cosa. Sì, Comunque, sì, vabbè, sì, 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 va bene. Va bene, Mauro, grazie e, e alla prossima. A chi ci sta guardando è arrivato a questo punto, probabilmente il video lo ha già visto. Eh, per cortesia diffondetelo un po', fatelo vedere anche da altri perché sono delle conoscenze eh, importanti che mostrano poi anche l'esistenza l'esistenza di un creatore, mettiamola così, l'esistenza di un creatore che dietro il creato, dietro il cosmo, dietro l'universo c'è un'intelligenza, c'è una finalità e questo non si può eh, razionalmente escluderlo. Grazie Mauro, grazie. Grazie a te, alia un saluto a tutti. Arrivederci.